Primo turno dei playoff nazionali, Pescara Feralpisolò. È la gara di andata, il ritorno in terra lombarda giovedì prossimo 12 maggio. Al team bresciano, terzo nel girone A e testa di serie, basteranno due pareggi per conquistare l'accesso ai quarti di finale. Il Pescara invece ha concluso la stagione regolare al quinto posto. Per andare avanti dovrà segnare almeno un gol in più degli avversari nell'arco dei 180 minuti. Niente tempi supplementari. Biancazzurri privi dello squalificato D'Ursi, due giornate di stop, ricorso tuttavia del club che punta alla riduzione in vista del ritorno. Altresì ai margini Drudi, stiramento di secondo grado al flessore e stagione finita, e Frascatore. Rispetto alla sfida con il Gubbio, previste 5 novità, assetto a trazione anteriore. Il probabile 11, Sorrentino Trepali, in difesa Zappella e Giannis, in grosso in Zeta. A centrocampo, fuori Derisio, Pompetti Play, Memusciai e Pontisso Mezzali, davanti con Clemenza e Ferrari, Rauti schierato titolare solo due volte contro Olbia e Lucchese nelle ultime 8 partite. 7 i diffidati: Clemenza, Derisio, Pompetti, Rauti, Pontisso, Zappella e Memusciai. Assai convincente, topiche difensive a parte, il Pescara visto all'opera contro il Gubbio. Non solo carattere e garra determinanti per la rimonta a qualificazione, ma anche qualità di gioco e ritmo. Una delle migliori versioni di questa controversa stagione. Insomma, squadra capace di tutto. Ci andiamo a misurare con una squadra che ha fatto molto bene nel proprio girone, una squadra tonica, fisica, dinamica, non a caso è arrivata terza, per cui una squadra che è sicuramente in palla, ha avuto due partite in meno nelle gambe, che non è un dettaglio, ma noi siamo pronti, quindi niente alibi come al solito, noi ce la giochiamo alla grande, siamo una squadra forte, però è chiaro, sarà sempre quel campo a dire la sua. Dobbiamo essere più cattivi in fase realizzativa e più attenti in fase di non possesso, dove abbiamo concesso troppo. Sicuramente abbiamo la qualità per sfondare, per esempio, sugli esterni. Possiamo fare bene sugli esterni, considerando anche il loro modo di stare in campo. Di fronte alla Feralpisolò, nata nell'estate 2009 dalla fusione tra il Salò, che vinse i playoff di Serie D, e la Feralpi Lonato, che militava in quarta serie, fu ripescaggio in C2. Due anni dopo la promozione in C1 attraverso i playoff, allenatore Claudio Rastelli in finale, vittoria sulla Pro Patria nel 2011-2012, la prima storica salvezza, vincendo all'ultima giornata 2-1 a Lanciano, allenatore Gianmarco Remondina, subentrato proprio a Claudio Rastelli. Nelle immagini i gol di Montella e Tarana, ex Mantova, nel mezzo il momentaneo pareggio siglato da Volpe. Dal 2016-2017 la Feralpisolò, società ricca ma soprattutto organizzata, ha sempre disputato i playoff. Nel 2019 il punto più alto con la semifinale per la B persa con la Triestina, poi battuta in finale dal Pisa del pescarese Luca D'Angelo. Quello attuale è l'anno record per i Leoni del Garda. Nel girone A, terzo posto alle spalle di Padova e Sud Tirol. Terzo migliore attacco, 56 gol come il Pescara, ma anche la terza difesa meno perforata, 29 reti. Squadra propositiva, incline a costruire dal basso, aggressiva in fase di non possesso, con una linea del pressing molto alta. Indisponibili il terzino sinistro Girgi e l'attaccante Luppi. Sistema di gioco 4-3-1-2, il probabile 11, De Lucia Trepali. In difesa Pisano, legati l'ex Bacchetti e Corrado. Carraro, ex Teramo, scuola fiorentina, in cabina di regia Mezzali, Guidetti e Balestrero. Tra le linee Siligardi alle spalle di Miracoli e Guerra, 12 gol a testa. Il tecnico Stefano Vecchi. Una squadra che ha giocatori di qualità importante per la categoria, un organico anche ampio, è una squadra che nel loro girone ha dimostrato di essere una delle migliori dal punto di vista del palleggio, del possesso palla, della qualità offensiva. È chiaro che in questo momento, quando affronti questo tipo di squadre, ci metteranno alla prova. Già alle dipendenze di Stefano Vecchi, Memusciai nel Carpi in B, Gherardi nel Sud Tirol, Marco Pompetti nella primavera dell'Inter, due anni di grandi successi, in particolare lo scudetto nel 2018, soprattutto una sincera e profonda stima nei confronti del regista pescarese. Sono contento che abbia fatto una grande stagione. Quest'estate l'avevo anche sentito per farlo venire qui, ma avevo capito che poteva avvicinarsi a casa, poteva andare lui di Pescara, sì. E quell'anno con lui, nella primavera dell'Inter, abbiamo vinto lo scudetto. Lui era un titolare inamovibile. E è un ragazzo che
ci si aspettava qualcosa in più, ha perso un po' di tempo, ma dopo una stagione di questo tipo, di questo livello, secondo me farà svelta anche a salire di nuovo.